Rieccoci in diretta, cari amici di Sorriso TV, ce l'abbiamo, è con noi in collegamento Luca Bergamini. Ciao Luca! Ciao, buongiorno, ciao Alex, buongiorno a tutti, che bello, che bello, che bello. Che piacere, tu sei stato nostro ospite spesso, devo dire, però finalmente tocca a me, Luca Bergamini, perché ci speravo. Grazie, troppo gentile, troppo buono. C'è tanta stima e poi io ho un ricordo bellissimo, lo accennavo prima in diretta radiofonica, di te con la tua orchestra, ma parliamo forse di 15 anni fa, eravate in spiaggia a Rimini, un bel palcoscenico, io mi ricordo l'aereo della musica. In via Comaggio, ecco, via ecco. Comaggio, giorno di Ferragosto. Esatto, esatto. Quindi torniamo indietro di qualche anno, però questo bel ricordo ancora non ci si conosceva. Io non facevo ancora parte di Radio Sorriso, tra l'altro, però da sempre appassionato di questo genere. Bene, bene, bene. Come stai intanto, Luca? Come stai passando queste festività? Guarda, con la famiglia, insieme ai miei nipoti, ai miei figli, a mio fratello, a mia mamma, è una bella famiglia, una famiglia unita, e cerchiamo di far passare le amarezze del momento, che anche quest'anno sono tante, perché comunque appunto è tutto. Per l'amor di Dio, salute, è al tuo posto, però dai, tu sai che il nostro lavoro a noi manca e anche quest'anno abbiamo ricevuto gli auguri in modo particolare noi del mondo del padre. Ecco, noi vi abbracciamo e vi sosteniamo anche in questo momento che non è sicuramente facile. Allora, caro Luca, io vedo che tu sei collegato dal tuo studio, vedo una scenografia meravigliosa con la tua compagna di palco e compagna di vita, Novella, vero? Esatto, esatto. Sì, sono nel mio studio perché comunque la musica fa parte della mia giornata, non può mancare ogni giorno la musica, lavoro e poi visto che sto per ultimare il mio nuovo CD insieme alle edizioni Novalis e Suonami, stiamo lavorando, abbiamo chiuso i brani, stiamo cominciando a registrare, sono felice perché sarà un altro grande lavoro, tanto lavoro, ma sarà un buon prodotto discografico, non vedo l'ora di farlo ascoltare a tutti. Quindi una cosa davvero quasi pronta, possiamo dire. Ma Luca, una domanda inerente proprio a questa novità. Come avviene la scelta dei brani da inserire in un lavoro discografico? Ma guarda, è una cosa molto bella, che è una cosa bella e stimolante, perché comunque abbiamo un team di lavoro già ben assodato, perché è un po' di anni che lavoriamo insieme, abbiamo avuto grande soddisfazione perché il team Novali Suonami, con Omar Lamberini, Mario Neri, Gustavo da Suonami ed Edizioni Analis, ci confrontiamo quando è il momento di partire con un loro nuovo, ognuno porta i suoi progetti, io porto le mie canzoni, Omar va a ascoltare le loro canzoni e ci confrontiamo. Da lì nasce il nuovo CD, questa mi piace, questa io lo fai, questa fosse ancora nel momento giusto. È bello, è un bel momento di collaborazione e di scambi musicali, si può dire, che ognuno di noi ha il proprio amore musicale, però ci confrontiamo quando alla fine, penso che negli ultimi 2-3 anni questo confronto così aperto e sincero abbia portato i suoi frutti, perché comunque nei precedenti CD collaborativi con la Suonami e Novali sono nati dei piccoli successi che ci hanno regalato soddisfazioni, Occhi di Ghiaccio e L'Amore, Io ci sarò, Voglio te, tante belle cose sono nate in questa grande collaborazione e sono convinto che anche questa volta abbiamo fatto il centro. Fantastico. Allora, grandi novità in arrivo con l'orchestra di Luca Bergamini. Luca, hai il ricordo della tua prima esibizione in pubblico, la prima volta? Primo ottobre 1984 al Dancing Le Grotte, adesso attualmente si chiama Vivi, San Pietro, sì, in Casale. Come pianista dell'orchestra Franco Bergamini. Mamma mia, chissà che emozione. Suonavo questa cosa. Senti, vai. Non so se siete. Sì. Vai.
Richard Kleinderman. Eh sì. Che poi è stato un tormentone ballatissimo tutt'oggi, poi, no? Sì, poi adesso le hanno trasformate con i ritmi di cumbia, perché sono stati di grandi successi a livello mondiale questi. Allora la mia prima esibizione in pubblico, mio padre, visto che io venivo dal conservatorio, pianoforte, dai, fammi questa, che questo è un successo del momento. Luca, figlio d'arte, abbiamo appunto detto, del grande Franco Bergamini, ma il ricordo più bello che ti ha lasciato papà? Sono tantissimi i ricordi più belli, però una cosa che ancora mi porto addosso è l'educazione e il rispetto che mi ha insegnato nei confronti di questo mondo, nei confronti dei colleghi, di tutti gli addetti ai lavori, di essere sempre una persona rispettosa, educata e soprattutto onesta. Io penso di avere portato avanti, specialmente a livello di onestà, questo mio cammino musicale, perché comunque quello che dà fastidio a te non cerchi di farlo nei confronti di altri. Certo. Luca Bergamini, abbiamo parlato poco fa, insomma, di grandi successi con la tua orchestra, ma c'è un brano che ti richiedono di più di altri, diciamo, che te lo richiedono sempre? Beh, diciamo che è il brano che mi ha dato una nuova linfa, una nuova vita, nel senso che comunque nel 2009 ho avuto il piacere di collaborare con Pietro Gassi e Stefano De Nevo, dove sono nate due canzoni che ancora oggi, sono passati 12 anni, mi richiedono tutte le sere, assolutamente. Poi ce n'è una che è questa qua. Ritratto. Sì, è questa. Guarda, l'abbiamo visto prima il video insieme ai nostri telespettatori, perché è una delle mie preferite, quindi guarda, confermo davvero, grande successo. Sì. Luca, hai un segreto particolare per memorizzare i testi delle tue canzoni? Allora, una volta ero una scheggia, Alex, veramente, musica, parole... venivano memorizzate. Adesso sono diventato un vecchietto. Non dire così, non è vero. Quando ho iniziato ero giovane, adesso mi ritrovo a 55 e mi accorgo che a livello musicale è una buona memoria, ma per i testi sono un disastro. Infatti la mia figlia, i miei figli mi hanno regalato dai, per non vedere più il librone sul pianoforte, sono più figo, mi metto nella mia carcana del pianoforte, nascondo il tablet e mi scrivo tutti i testi, con i testi faccio una fatica incredibile. Fantastico. Ma negli ultimi anni, anni, come si dice da noi romani, Ale, solo gli ultimi anni mi sono rincoglionito. Grande Luca. E allora, a livello musicale e di repertorio, insomma, tu, insomma, figlio di un grande artista che ha fatto un po' la storia della musica romagnola, che cosa trova il pubblico in una serata di Luca Bergamini? Beh, diciamo che chi mi conosce bene sa che trovo di tutto, perché io ho sempre spaziato, anche negli anni dove c'era il boom del liscio, Alex. Io forse me lo dicono sempre, anche Marlo Ambertini mi dice: ma tu eri troppo avanti negli anni 90, io facevo quello che va di moda adesso, ma lo facevo in quegli anni dove ancora... E andavo di moda il liscio tradizionale, i valzer, mazur, che poi io nelle mie serate ero troppo aggressivo, dai. Negli anni. Però diciamo che le mie serate vengo anche diciamo un pochettino divisa dalla zona dove vado, perché ci sono delle zone dove tu sai che la tradizione romagnola, poi io cerco tanto per portare avanti i grandi successi di mio padre, e in certe zone so che non posso usare. Faccio il mio repertorio, musica zera, musica pop, le mie canzoni, balli di gruppo. E invece dopo in Emilia, in Piemonte, in Emilia Romagna, riesco anche a dare valore alla tradizione, questo grande pacchetto che mi ha regalato mio padre, che ci ha lasciato. Ancora tanti estimatori in giro che hanno e vengono proprio per seguire i suoi grandi successi. Assolutamente. C'è qualche artista della musica italiana che ami particolarmente, al quale magari ti ispiri, magari con qualche canzone?
Beh, diciamo che io sono molto italiano. Io ho sempre adorato la musica italiana, da Renato Zero, Riccardo Cocciante, Baglioni, e i Pooh. Ecco, i Pooh diciamo che forse li metto al primo posto, perché io sono sempre stato innamorato di questo gruppo, delle canzoni, di Facchinetti. Però diciamo la musica italiana io la metto al primo posto su tutto. Fantastico. Luca, noi proseguiremo questa intervista tra poco perché abbiamo una piccola interruzione, però rimani con noi sempre qui su Sorriso TV. Teatro. Rieccoci in diretta, caro Luca. Noi intanto stavamo chiacchierando, Ah, noi giustamente non ci si vede spesso. Io aspettavo che andassi in onda il jingle, invece no, siamo qui, siamo in diretta. Ma questo è il bello della diretta. Poi tu ci conduci. hanno fregato, Alex, perché stavamo parlando di donne, adesso mi confondevo, no? Tu sei anche, oltretutto, sei anche un conduttore televisivo, quindi ne sai qualcosa. Dai, il bello della diretta. Sì, esatto. Stavamo parlando di La mia Capodanno, in seconda realtà. professione. Capodanno in piazza. Esatto. Sì, perché stavo raccontando, adesso lo diciamo perché Sì. la mia stava raccontando ad Alex che qua da noi, specialmente anche in Romagna, negli ultimi anni noi abbiamo sempre festeggiato nelle piazze romagnole, da Cesena, Ravenna, Forlì, veramente delle grandi piazze con delle grandi feste. Allora noi negli ultimi anni l'abbiamo sempre fatto in Piazza del Popolo a Cesena, dove dicevo ad Alex, amici, quest'anno la città di Cesena voleva omaggiare la scomparsa di Raul Casadei. Infatti ci sarebbe stata in Piazza del Popolo a Cesena la grande orchestra Casadei, Mirko Casadei. E però, essendoci questi problemi, so che Mirko, insieme a tutto il suo staff organizzativo, stanno cercando di trovare un teatro, anche perché quest'anno c'era anche la diretta di noi di Teleromagna, capito? Teleromagna faceva la diretta da Piazza Popolo per portare la musica della nostra terra a tutti i romagnoli, non solo. E allora, per evitare di non fare tutto questo, stanno cercando una location al Chius dove possono fare anche la diretta con Teleromagna, a portare questo omaggio alla tradizione Casei. Ho capito. Luca, torniamo a parlare di te e della tua orchestra. Abbiamo accennato prima che vediamo lì dietro di te la tua compagna di vita, compagna di palcoscenico, Novella Vandi. Avete sfornato un tormentone pazzesco quest'anno, se non sbaglio, ad un passo da te. Mamma mia, richiestissima, ballatissimo. È perché lo sai, abbiamo avuto la fortuna. È perché nella vita ci vuole anche fortuna, non ci vogliono le capacità, ma ci vuole anche tanta fortuna, magari trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Noi da 2 o 3 anni siamo, diciamo, sponsorizzati come Orchestra Bergamini da Orocer, questa grande azienda magnola che ha dei prodotti fantastici, e ogni anno nella sua campagna pubblicitaria sceglie un brano musicale di grande successo, oppure, come in questo caso, ha scelto la voce di Novella con queste parole "a un passo da te", che secondo loro erano proprio adattissime al momento di mandare fuori questa pubblicità. Io avevo fatto in anticipo, nell'anno prima, meraviglioso, del grande Modugno, dove si sentiva la mia voce dire "meraviglioso", e invece quest'anno hanno proprio scelto di far vedere tutte le immagini dei prodotti Dorsel sulle note e la musica di una mia canzone "ad un passo da te". Fantastico. E com'è il rapporto in palcoscenico con Novella? Ma ti direi bello, perché comunque sono la bellezza di 26 anni che lavoriamo insieme. Sai, non è facile, però Novella è una donna intelligente, sa stare al suo posto, capisce quando bisogna dire qualcosa oppure Sì. tacere, perché il nostro mondo è complicato, giusto? Però lei è veramente intelligente, anzi sono contento che abbia avuto questo grande successo, visto che è sempre stata in disparte, lei è sempre dietro alle quinte, anche se era sul palco, però diciamo che lei non ha mai voluto essere la prima donna. Per lei la prima donna ero io, era giusto che figurasse anche nelle interviste.
E sono contento che abbia avuto tutto questo grande successo, perché questa canzone, anche adesso che eravamo ripartiti, guai, la gente veniva: un passo da te, mi raccomando, quella, la canzone della pubblicità. Guarda, sono contento. Io l'ho sperimentata anche nelle mie seratine col disco liscio, ed è un brano veramente riempipista, e poi si vede la gente che lo canta, e quindi è una, penso, una grande soddisfazione. È vero, ti do ragione. Luca, che è veramente un dimmi. Grande musicista, grande cantante, ma col ballo come te la cavi? Zero, un disastro, Ale. No, un disastro. Sì, 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 proprio. Ma non lo so perché, non so perché. Vado a tempo, a tempo. Ci mancherebbe. No. Beh, lo sai che ci sono dei grandi musicisti che li metti a ballare e vanno fuori tempo. No, non ci credo. Assolutamente sì, li conosco io personalmente. Dai. Grandissimi musicisti che con il ballo sono un disastro come me. L'unica cosa che ho in più di alcuni è che vanno a tempo, ecco. Ma non sono bello da vedere a ballare proprio. Grande Luca. Invece, parlando, lasciamo un attimo in parte la musica. Qualche hobby particolare, sport, cucina? Il tuo tempo libero? Guarda, a me, ma il mio tempo libero. Allora, io abito in un paesino a Galeata, nelle colline forlivesi, e siamo 1200 abitanti, siamo pochi. E allora io, quando posso, per distrarmi un'oretta, vado nel circolo, un bar che gestisce mia figlia e suo marito, e vado a fare una briscola. Dai. Voi giocate a briscola? Forte. Voi giocate a briscola, no? Certo. Con i miei nonnetti. Io sono, diciamo, tra parentesi, il più giovane, perché ho 55 anni, ma i miei avversari sono settantenni, ottantenni, dove a me piace stare con loro, anche perché dopo la partita, non so, ci mangiamo il gelato, ci beviamo un caffè, e loro cominciano a raccontare la loro vita, la loro storia, ed è affascinante. Io mi trovo benissimo con queste persone, e questo è il mio hobby, il mio tempo libero. Anche perché magari questi aneddoti potrebbero essere poi elementi utili per qualche tua canzone. Bravo, eh? Bravo, bravissimo, bravissimo. Potrebbero darmi degli spunti. E poi, vabbè, il mio passatempo preferito è con i miei nipoti, stare con i miei nipoti, portarli in giro. Adesso, vabbè, è freddo, ma nella stagione tra la primavera e l'estate, in bicicletta, andiamo in Vespa, perché io ho ancora la mia Vespa del 1982. Dai. E li porto in giro in Vespa, sì, sì, è bellissimo. Che bello. Qual è il piatto che non è mancato nella tradizione del Natale delle tue parti, Luca? Beh, i cappelletti in brodo, i turtlin. I turtlin e Bologna, invece noi i cappelletti romagnoli, i cappelletti in brodo, quello non può mancare nei giorni di festa, assolutamente. Anche se io sono amante dello spaghetto. Oh. Tu dammi qualsiasi tipo in bianco, col burro, con l'olio, col tonno, col ragù di pomodoro. Io amo lo spaghetto, dare spaghetto. E la pizza. E la pizza, immancabile. Sì. Luca, invece, se parliamo un attimino, non lo so, del rapporto con i social, com'è? Facebook, Instagram? Ma diciamo che negli ultimi, diciamo, sono diventato un po' più esperto dal primo lockdown. Lockdown lì, allora mi sono dato da fare. Ero un po', come si dice, stufone. Perché magari lo gestiva qualcun altro, c'era qualcun altro che faceva le cose per te, invece lì abbiamo dovuto darsi da fare anche per farci vedere, perché comunque i tanti amici, tanti ammiratori che avevamo in giro per l'Italia avevano piacere di sentire magari la tua voce, di vederti magari fare una direttina ogni tanto. E allora mi sono diventato un po' più esperto, un pochettino, non sono una cima assolutamente, però sono riuscito a mettermi in collegamento con voi senza problemi. Ma fantastico, devo dire, veramente. E invece un tuo pensiero sui talent show che vediamo, non so, da Amici, X Factor e quant'altro, il tuo pensiero su questi programmi? Beh, devo dirti che per forza devo dire positivo, perché tu sai che anch'io sono nell'ambito televisivo, proprio in questo periodo con il mio Degni di Nota su Teleromagna. Allora, la domanda non era, diciamo, a caso, infatti. Adesso, parlando seriamente, se il talent viene inteso come esperienza e per incamerare consigli di gente, adesso qui a Teleromagna noi abbiamo l'onore di avere
Emanuela Cortesi, David Sabio, Eleonora Mazzotti, personaggi che hanno comunque fatto tanto nella musica leggera, tipo Emanuela Cortesi, cioè, corista dei Grandi, Pausini, Ramazzotti, Pavarotti, ha girato il mondo, è una che ha esperienza. Se viene inteso così, come i ragazzi magari possano incamerare questi giudizi, questi consigli, allora il talent è... Se il talent è tipo X Factor, che quando uno va a X Factor pensa di essere già Claudio Baglioni, ecco, quello non va bene. Non va bene. Perché comunque ci vuole sempre un lavoro dietro, la famosa gavetta, che oggi i giovani non hanno tanto voglia di fare, questa gavetta. Vogliono arrivare subito al successo. E poi magari cadono velocemente, purtroppo. Esatto, e certi talent ti danno proprio l'idea che... se vai in questi talent arrivi al successo subito. Non è così, non è proprio così. Luca, un duetto dei sogni, con chi vorresti duettare? Puoi anche sparare alto. Guarda, il mio duetto dei sogni sarebbe stato o con Claudio Baglioni o con Robby Facchinetti. Ah. Il mio duetto dei sogni. Sì. Si sa mai, si sa mai. Ma più che... guarda, ti devo dire la verità, proprio se te ne devo dire uno secco, sì? Robby Facchinetti, perché io ho sempre sognato di cantare La donna del mio amico con Facchinetti. Ma dai, questo è il sogno nel cassetto, sì. Dai, l'abbiamo svelato. Ma guarda che ci sto lavorando, non pensare che sia solo, ci sto lavorando. Ma secondo me ci arriverai. Ci arriverai. non lo so perché ti dico una news, sì. Ti dico una news, perché comunque il sogno nei cassetti che ho, ne ho parecchi, però uno di questi si sta realizzando, nel senso che insieme ad alcuni miei musicisti, a Paolo Rinaldini, Andrea Piva, Andrea Giova, Roberto Morganti, abbiamo messo insieme una specie di cover band tribute band, non so come si dice, sì, sì. Dedicata ai Pooh, dedicata. Ma dai. E da maggio sarà uno spettacolo che chi vorrà porteremo in giro, perché adesso partirà una bella promozione televisiva con uno spot che magari io vi manderò, se poi dopo voi mi farete questo regalo ogni tanto di farlo vedere, mi farebbe piacere. Ma è una cosa che ci tenevo e finalmente questo è un sogno che realizzo, poi come va non lo so. Certo, siamo sicuri che sarà un successo. Luca, un tuo Dimmi. Punto debole. Mio punto debole è che sono una persona buona, okay. Molto credulona, che se uno mi dice qualcosa io gli credo, e poi sono sempre stato raggirato bene, fregato molte volte. Una cosa che mi dispiace molto, soprattutto quando vengo derubato della mia idea musicale, soprattutto, cioè come si dice, no? Se un poeta gli rubi la poesia, gli rubi la sua arte. Certo, e certo. A me purtroppo è anche capitato che mi è venuta rubata la mia arte, e questa Caspita. È una cosa che mi ha fatto molto male, ma perché io sono comunque una persona genuina, che se tu mi dici quello è rosso, io credo che sia rosso, perché mi fido di te. Certo. E purtroppo ancora 55 anni mi faccio fregare. Grande Luca. Però sono contento lo stesso. Ecco. Sono contento lo stesso. Allora, sì. Ti do velocemente tre termini. Tu devi dirmi la prima cosa che ti viene in mente. Viaggio. Vai. Crociera. Amore. Beh, i figli. Allora, nipoti, figli, moglie. Dai, caro. Colore. Colore rosso e nero. Dai, no, non male. Era solo uno. Rosso, passione, rosso. Amore. Allora, Luca, io ti leggo adesso perché siamo quasi in conclusione. Qualche messaggio che è arrivato. Sì. Un saluto a te, al bravissimo Luca Bergamini. Un abbraccio forte e auguri di buone feste da Daniele di Bertipaglia. Grazie, auguri anche a te Daniele. Poi ancora, buongiorno carissimo Alex, buone feste, un saluto speciale a Luca Bergamini da Miriam e Fabio di Pieve di Soligo, siamo in provincia di Treviso.
Ah, ciao, un abbraccione, auguri anche a voi E ragazzi. poi ancora Luciana di Spinea, siamo in provincia di Venezia. Un saluto a te, un abbraccio con affetto a Luca, ricordando le belle serate da ballo con il suo grande papà. Poi Grazie, grazie mille, grazie. abbiamo anche i saluti di Gianni e Daniela di Sarmego. E hanno bei Ciao ricordi Gianni, con ciao. il maestro Franco Bergamini e Ivano Nicolucci. Anni 70, la vera Romagna, la nazionale del liscio, Nicolucci, Bergamini, mi fa ballare così. Fantastico. Io ero piccolo, però ho avuto modo di vivere il grande successo di questa grande orchestra. Poi, adesso non parlo perché è mio padre, ma quando si parla di Nicolucci, Bergamini e Tugnas, si parla della storia della musica romagnola. E questa è una cosa che molti si dimenticano. Si dimentica, anche colleghi, anche quelli che vanno in giro a dire che loro sono quelli che portano in giro la tradizione romagnola. Eh sì. Se non ci fossero state queste persone qui con queste grandi capacità, perché parliamo non a livello padre-figlio, ma io riconosco il mio padre un grande clarinettista insieme a Tugnas, i più grandi clarini che la nostra tradizione romagnola abbia avuto la fortuna di avere, insieme al grande Ivano Nicolucci. Grazie a loro che è Indubbiamente. successo tutto questo in Italia e molta gente se lo dovrebbe ricordare, Sì. ma fa finta, perché lo sanno, però fanno finta perché gli fa comodo, capito? Fa comodo Certo, a non certo, certo. ricordare. Luca, siamo alle battute finali. Prima di lasciarti il tempo Come per fare. adesso che mi scaldavo, ci salutiamo. Guarda, No, lo faremo in grazie, un'altra volta, grazie. magari qui in presenza, chissà mai che sia possibile, sarebbe davvero molto Magari, bello. oh, vuol dire che è passato il freddo. Bravo, bravo, è passato tutto. Allora, prima dei saluti finali, ancora un accenno sul tuo ultimo lavoro discografico, perché vogliamo essere poi i primi ad averlo, mi raccomando. Assolutamente, perché comunque entro marzo cercheremo di far uscire il primo singolo di questo nuovo CD, con un bel videoclip, e voi vi posso assicurare che sarete i primi ad essere informati e verrò proprio io personalmente a portarti la bobina. Oh. La Fantastico. Luca, grazie infinite per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. Ti lascio il tempo per fare l'augurio di insomma, per le festività, per l'anno nuovo in arrivo ai nostri telespettatori. Allora, guarda, prima di tutto grazie a te, grazie a Roberto Gennaro, siete veramente un team fantastico che date tanto al nostro settore. Veramente grazie di cuore, auguri di un buon anno a tutti gli amici che vi seguono con grande affetto, a tutto il mondo del ballo, a tutti i miei colleghi, a tutti gli operatori, collaboratori, impresari, veramente a tutti un abbraccio in questo momento ancora molto complicato per noi. Però, come dice la mia suocera dice, l'importante è la salute, anche se i soldi ti danno una mano ad andare avanti bene. Sono d'accordo Luca, anch'io, eh. grazie. Grazie veramente. Vi abbraccio con tutto il mio affetto e speriamo di vedersi presto. Grazie infinite a Luca Bergamini, porta il tuo saluto, l'augurio anche alla tua famiglia, ovviamente a Novella da parte nostra. Io Grazie. ringrazio il nostro Giovanni in regia e ci risentiamo ovviamente sempre qui su Sorriso TV. Alla prossima, ciao Luca! Ciao, grazie, auguri. Ciao Alex.